Molti filosofi e storici si sono chiesti, nei secoli, da quale popolo e zona provenissero gli Etruschi, per identificarne l'etnia primordiale. Negli insediamenti etruschi sparsi nel territorio sono stati rinvenuti moltissimi oggetti appartenenti ad altre culture, anche molto lontane, e gli stessi greci, contemporanei agli Etruschi, si interrogavano sulla loro provenienza. La realtà è molto più semplice. Poco importa da dove provenissero i ceppi di DNA che poi hanno contribuito allo sviluppo delle prime città etrusche. Gli Etruschi erano italiani. Fu proprio uno dei più stimati archeologi, Massimo Pallottino, a dichiarare che ci sono domande a cui non è possibile dare risposte corrette. Sarebbe un po' come chiedersi da dove arrivano gli italiani o i francesi o gli spagnoli, senza considerare tutti i processi e gli eventi che nel tempo uniscono i popoli, consolidandone usi e abitudini. Ed ecco perché è corretto identificare nella cultura villanoviana il primo ceppo di storia etrusca. Da dove arrivassero non è importante. Quello che conta è quello che hanno fatto in quel momento e in quel luogo, iniziando un cammino che poi si è sviluppato sul territorio italico, fino ad essere assorbito da altre culture, sempre italiche. Siamo il frutto di tutte queste vicende e passaggi. Siamo quell'identità sfociata da innumerevoli eventi storici. Le domande a cui possiamo dare risposte sono altre. E possiamo riconoscere che la fortuna dei villanoviani non è stata casuale. Sono stati in grado di sviluppare in pochi decenni città culturalmente evolute grazie a un'agricoltura avanzata, alle abilità di navigazione, alla decisiva organizzazione militare e allo sfruttamento di risorse minerarie locali. Anche gli scambi culturali avvenuti con i greci contribuirono fortemente ad arricchire la cultura etrusca, rendendola ancora più solida e permettendone l'avanzamento. Inizialmente la cultura etrusca si ispirava ad ampi principi egualitari. Dopo aver assimilato il modello delle poleis greche, anche la società si modificò, permettendo un'organizzazione più dinamica e capillare. E di conseguenza riuscendo a raggiungere obiettivi maggiori.